ci collegheremo con gli Stati Uniti, dove Terry Gofford, che è un nostro caro amico collezionista di auto americane nonché di Mustang, ha voluto inviarci un messaggio di supporto e amicizia in questo momento che ci vede uniti nel problema del superamento della crisi del coronavirus. E quindi ascoltiamo i suoi consigli. Naturalmente, tra questi ci sono quelli di dedicarsi più tempo ancora alle nostre autovetture e iniziamo la puntata. Hey everyone, I'm Terry. I'm in southeastern Georgia. Ciao, I hope this finds everyone in Italy healthy, your friends and family and fellow car members also healthy. Well, I'm not here to elaborate on our coronavirus thing that's going on. I'm here to say what I like to do in crises like this. I have a little projects that I do all the time, such as with the car. One of them is cleaning them, detailing them, and stuff like that. Since all our car-related shows are being canceled or rescheduled lately, it helps me to go online and actually see what everybody's up to, whether it be overseas or here in the state. The South Carolina Wild Horses, they're still doing somewhat events, getting like two or three people together and going and helping out by stopping off at food places and that, and picking up some food and going and taking to people who can't get out. But other than that, things are going well over this end. Family and everybody's doing well down this way, and just getting more and more people interested in doing car stuff rather than just driving them to work and back. Okay, so that's all I have from here in southeastern Georgia. Again, hope everyone's all doing well, and we'll catch y'all later. Ciao! Spegnete tutti le moto, mettete i caschi sul tavolo, aspettate davanti alla televisione tutte le volte, con noi accenderete sempre la vostra passione. Abbiamo un servizio direttamente da Dirk, da Palma di Mallorca, su il PM Mallorca Chapter, che poi è anche il mio gruppo OG. Volevo dire una cosa, tanti dicono che siccome è un'isola, Palma di Mallorca, sicuramente da girare in moto c'è poco. Vi assicuro che non è assolutamente così, perché ci sono tante di quelle strade e mi hanno fatto fare tanti di quei giri sull'isola veramente che, a parte i posti straordinari, non fai mai due volte la stessa strada, anche per andare nello stesso posto. È stranissimo. Comunque è uno dei chapter più attivi, perché anche con la barca si muovono in tutta Spagna. E lì ho conosciuto una persona che adesso ha quasi 80 anni, che ha fatto mezzo milione di chilometri in moto, per cui mi ha trasmesso la passione ed è per quello che io ho deciso di rimanere sotto questo chapter. In ogni modo, di chapter ne ho visti veramente tanti, perché ragazzi, cioè qua sono solo alcuni dei chapter a cui ho partecipato in giro, per cui veramente un saluto di cuore a tutti gli OG, il nomade, Teru.
Maria in Harley, ritorniamo in studio, ma ripartiamo subito. Andiamo nel garage di Randy Grubb. Vi ricordate la scorsa settimana le vespe che lui ha modificato? Bene, secondo sempre le sue linee, seguendo le sue ispirazioni del parafango di una delle sue autovetture, la V702, ora ha deciso di potenziare il progetto e mettere come base un Harley Davidson, uno Sportster del 79, e facendo sempre il lavoro di carrozzeria tutto intorno con le sue lamiere specchiate, arrotondate, lavorate a mano, e vediamo il suo progetto come si sviluppa. We're starting another new project. You remember the Deco Pods? You fit in them and there was a little Piaggio Fly motor scooter underneath them? Well, this is completely different. The whole concept started when I was sitting on a fender for my B702 one day. We're kind of back to that. We're sitting on the outside of the shape this time. And what's underneath our shape? Well, it's right down here. It's a 1979 Harley Davidson Sportster. A lot more power, a lot more speed, a lot more rum rum. It's going to be fun. All right, so here's the basic concept, guys. This is the basic buck. This fits over our Harley Davidson Sportster. Here's our Sportster, and we're gonna strip it down. Okay, this is, we started with a stock 79 Harley Sportster. It had a seat, it had an oil tank, it was complete. What we're gonna do is strip all the stuff off that we don't need, like the speedometer, we don't need, handlebars, we don't need. We'll be dropping them down using some dragster style. So this is where it all starts, guys, getting the basic shape. These are the mechanics that we can't move. We can't move the motor. We can't move the forks or the rear end. Well, we can, but we don't want to. We want to keep those things where they are. So as you can see, I've now created this outside shape that just captures my headstock and allow my clip-ons to fit underneath there. So I'll be able to steer it and ride it. We'll put some big holes to reach through, to reach those. But then the shape will come down. It'll drop down lower than this for a lower seating position. And then here's about where our rear fender will be. So this is kind of where it all starts. And here's the full buck that's developed from these really basic shapes. This full buck actually fits over the top of our Sportster. And yeah, we're actually going to be riding it about like this. So next time you visit me, we're going to be pounding out metal to fit this thing. It's fitting pretty good. You know, I got a lot of contour in this panel, and I gotta say, my new Bailey hammer really did the trick. Sucker's got the power, but yet the control to really allow me to raise quickly. I really like it. Okay, I really like the way the panels and the rivets play together. The rivet line and the panel line itself, they really complement each other. And you can see this tail is really cool, the way it all comes back and flows into a point. We just punched it full of louvers. We went over to Mr. Bill's shop and borrowed his louver press, and thank you, Mr. Bill. It really came out cool. These things, and the coolest thing about them is, they're innies, not outies. That's right, we punch the louver in rather than punching it out so that we still have a really smooth exterior skin. All right, the very last thing is, once again, this is a brazier head style rivet. Okay, now, where do I get them? Well, Hanson Rivet Supply, 1-800-RRR-RIVET. It's pretty easy, and guess what I just got from them? I got some really cool copper rivets. So if riveting's your thing, this is a riveting episode. All right, next time you see me on this thing, we're going to have, it'll be all done. We'll be able to start it up and hopefully go for a ride. We're going to decide on a couple of things. We're playing with some copper rivet options and also the windshield option. So stay tuned. Next time you see me, hopefully I won't have a Clico up my... Yeah. Luke, I am your father. Carissimo amici di Neva TV. Ciao. Questa volta il nostro amico editor, anzi, giusto per cambiare, io mi faccio la birra,
E io mi sono fatta il chi. E trovato un Daytona 2011. Mamma mia, ragazzi. Che ricordi, vi rendete conto quanto tempo passa? Fa lo stesso. Chi è il nostro amico? Michael Walling. Perfetto. Ci porta ad un evento tipico stile USA. Ok. Verde ed eleganza. Vabbè, the green and elegant. Perfetto. Un raduno di quelli... spessi. Bravissimo. A Palm Springs. E l'evento è il DR George Charity Car Show. Oh. Oh, l'ho anche pronunciato bene. Oh, tanta roba. Eh sì. Tu sei la parte imparata, io sono l'orso, sì. Cinghiale, però a questo giro ho superato me stesso. Sì, raga, qui è sviolinata, si sta sì. Sviolinando. Fate una cosa, guardatevi il video, ok? Ok. Ok, a dopo. Bye bye. Good morning, everybody. Custom Mics here. We are in Palm Springs, beautiful Palm Springs, California. I'm actually I'm at the show at 3rd Avenue and Broadway. And like I said, we are in beautiful Palm Springs, California at the Dr. George charity show at the tennis club. And I can't remember what the heck it's called now, but there are 1,000 cars here. Yes, 1,000 cars here. And I'm just gonna do as many as I can, as my battery and my voice will be taken care of, or can handle today. Walking up and down the rows right here in the tennis court. And let you know what's happening here in the beautiful Palm Springs area of California today. What a gorgeous little wagon. I love how they terminated the trim there. You see right there? That's a beautiful finish of that trim. I don't recall seeing that before. Very nicely done. If it's stock, then it's on me. What do we have here? Don't even know what that is. Wait. What do we have here? Oh, my lordy lord. Yeah, we just did that one a year or two ago. It's Pete DeLeon's and his family's 50 Merc. He had an unfortunate incident with the hood blew up at 70 miles an hour. So he's here at the... Yeah, I love his plate too, by the way. Hey, Pete, you are live on Custom Mics. How you doing, little one? Big smile. There you go. Good to see you guys out here having fun in the sun. Came out here at the last minute, enjoying it. Yeah. Great car show. How beautiful. Good. So I'm going to do another video, but I'll do that one offline. Just, I don't know what it is with the Facebook app now, but it won't work on the regular Custom Mic feed, so I'm going through my personal feed, putting it on Custom Mics, and it doesn't appear that we're having anywhere near the normal traffic, so I'm just going to do a video for YouTube on the next one, and then I'll come back, and I'll try to do one on Neuro TV, too. All right, this is a good stopping point. So, another video coming up. Love you all. Thanks for hanging the Custom Mics. Carissima moglie, adesso passiamo da... Siamo tornati, eh? Prima di tutto siamo tornati. Torniamo in Italia. Dal nostro amico Noise 883. Ok. Che ci fa vedere un lavoro particolare. Oh. Lui parte da ordinare, spacchettare, smontare, infierire sui bulloni. Come infierire sui bulloni? Poveri bulloni. Perché vedo che insulta... Cioè, insulta i bulloni. Insulta i bulloni, lo toglie... Chi? E cambia gli scarichi, sì. Okay. Mette le vans nere, okay. Fa un bel lavoro e ci spiega passo a passo come si fa a cambiare uno scarico. Su spostamento. Bravo. Tutto poveri nero. Bulloni, tutto poveri nero. Vittime, i bulloni! È una cosa molto istruttiva, perché può servire, può servire. Quindi, okay. Anzi, nel video vedete il motivo perché vi dico che inferisci i bulloni. Sì, curiosità, sì. Ma cosa c'è di sotto? No, scusate. Allora, io siccome mi sto facendo il tè, e di solito nel tè bisogna mettere una fetta di limone,
Io c'ho un limone, però siccome noi abbiamo i limoni Neuro TV, notasi le dimensioni. È la differenza tra un canale, un programma normale e Neuro TV. Sì. Oh, raga. Guardatevi il video, gente. Io mi metto la fettina del limone Neuro TV, ragazzi. Guardatevi il video. Se non mi ricordo male, questo prodotto si attesta sui 150 euro tramite Amazon, spedito tramite Amazon, quindi ragazzi non dovete aspettare settimane e settimane, quindi andate tranquilli. È sempre un'emozione, ragazzi. Pronti? Attenti? Oh mio Dio, questo si piazza così. Stessa storia. Poi qui dentro c'è una piccola staffa di ancoraggio per tenere uniti i due scarichi. Bando alle ciance, montiamo gli scarichi. La prima cosa da fare in assoluto è svitare la sonda sugli scarichi. Ora ragazzi, per quanto riguarda i Vance Nines, devo svitare i supporti dello scarico superiore che è qua e tutto il supporto dello scarico sottostante che ovviamente è sotto. Bravi. Una. Che cacchio. Mamma. Ma quanto l'è duro. La piccola bastarda alla fine è venuta via. E ora smontiamo gli scarichi dal motore. Ora mi serve la misura da un mezzo. Basta svitare, sfilare, reinserire quell'altro. Ed ecco che il mio primo pezzo di short shot è venuto via. Poi c'è la sporcizia che farà collante, quindi si induriscono in un modo... Maiala di tuma. Ora non mi rimane che recuperare questo. Ok, preso e si fa sfilare fuori. Ok, montiamo quelli nuovi. Poi rimettiamo il suo anellino O-ring di ferro, che devono essere precisi, quindi sono anche bastardi da rimettersi. Lo rimetto bene bene dentro. Ce l'ho fatta. Sonda messa. Ricordatevi di avvitare veramente stretto. Ora faccio lo stesso di qua, ragazzi. Monto prima la sonda e poi lo scarico. E ora riavvito questi scarichi di qua, da quest'altra parte. Però ora fermo gli scarichi dietro, così almeno sono fermi, e poi li avvito del tutto e facciamo la prima accensione. E ora all'amico Serghini, casco ben allacciato, luci accese anche di giorno, andiamo in strada a provare gli scarichi! Dai, 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 dai! E vi voglio sottolineare che stiamo parlando di uno scarico super economico, non c'è solamente in versione nera, black, come in questo caso opaca, ma c'è anche in versione cromo. Vi do un consiglio, ragazzi, da fare con questi scarichi, ma anche fondamentalmente con qualsiasi scarico aperto: rimappate la centralina, altrimenti a lungo andare, con la carburazione magra che si andrebbe ad avere, il motore ne risentirebbe, si andrebbe a ridurre la sua vita. Ragazzi, apriamolo, apriamo gas. Se non me l'avessero mandato e l'avessi incontrato per conto mio, l'avrei comprato? Sì, vi elenco i motivi per cui l'avrei fatto. 1. Il prezzo, 150 euro, sia per quella nera opaca che quella cromo, per poter iniziare a customizzare la propria moto senza avere una spesa troppo eccessiva. 2. L'estetica, ragazzi, questa estetica così a me fa impazzire. 3. Il sound, molto bello e diverso dai Vance e Nines. Loro sono molto più sporco come sound, in fase di rilascio gas è più cupo. 4. La facilità di montaggio. L'unico difetto è che non sono predisposti per ospitare dei DB killer, ma per chi lo può fare, o se conoscete qualcuno che lo può fare per voi, vi fate costruire un DB killer ad hoc da poter inserire nella parte finale. Anche questa parte si potrebbe eventualmente aggirare e quindi diventerebbe il quinto punto a favore. Vogliamo trovare l'ultimo? La spedizione velocissima parte da Amazon Italia, quindi non ce ne sono a aspettare settimane e settimane. Continuo a tenere loro perché mi piacciono. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Un saluto da parte mia, Noise, con gli scarichi nuovi. Ciao ragazzi! E dopo tutto
tutti i servizi in giro per il mondo non poteva mancare qualcosa dall'Italia. Ci ha pensato per noi la nostra inviata speciale Michelina Salandra, che è andata nel Jeep Museo di Villa Cortese in provincia di Milano da Bruno Tinelli, che è un collezionista e che negli anni ha raccolto, restaurato, modificato innumerevoli quantità di Jeep, Willys, che noi vedremo nel filmato con dei pezzi particolari studiati apposta per stupire, come ad esempio una Jeep modificata effetto Hot Rod o delle Willys degli anni 50. Quindi direi di agevolare il filmato e grazie Michelina. Stasera siamo ospiti eccezionali di Bruno, che ha il museo Jeep ed è il creatore del Jeepers Meeting, che è il primo raduno a marchio Jeep in Italia. Stasera ha aperto per noi il suo museo, siamo qua come gruppo, siamo qua come Street Outlaw. L'ha aperto in via eccezionale perché lui di solito il ritrovo dei Jeepers lo fa il mercoledì, quindi adesso vi invito a vedere un pochettino quello che è il museo e i restauri che lui ha fatto e tutti i progetti dei Jeepers Meeting che avete visto fino a oggi. Allora, iniziamo con uno dei progetti più belli, secondo me, che è il camion della Coca-Cola, che vi ricordo che è un bar funzionante quando c'è l'evento del Jeepers Meeting. Quindi potete avvicinarvi e farvi servire Coca-Cola, chiaramente. E poi intanto vi mostro piano piano i suoi restauri. Ve ne parlerò poco perché io conosco le Jeep, ma non sono esperta come quelli che navigano un po' di più il mondo, però ci aiutano tanto i cartellini che lui ha messo, così almeno anche chi non sa riesce a saperne qualcosa, ecco. Allora, vi ricordo che questa è comunque una collezione privata, anche se molti pezzi tanti li hanno visti e li conoscono bene. Invece, durante l'evento del Jeepers Meeting, lui espone alcuni di questi pezzi per farli vedere un pochettino a tutti gli amanti, e chi frequenta il Jeepers Meeting sa e ha visto tante cose. Loro sono un gruppo di appassionati, quelli che lo aiutano nei restauri. Lui è costantemente alla ricerca di pezzi per portare avanti i suoi progetti. Allora, vi leggo un cartellino così almeno capiamo qualcosa. Quella che stiamo guardando è un Jeep CJ7 del 79 ed ha un motore vuoto AMC. Non vi dico altro perché sembrerei un ignorante a parlarne, però più o meno qualche nozione in più ve l'ho data. Adesso proseguiamo che vi faccio vedere altre macchine, altre Jeep. Vi ricordo che quasi tutti sono restauri originali, quindi lavori non da 5 minuti ma comunque lunghi, progettati. La sola ricerca dei pezzi comunque richiede tempo. Se avete visto qualche programma TV magari ne sapete qualcosa, solo che in TV trovano le cose in 5 minuti, è chiaro che nella realtà non è così. Allora, ecco, Bruno sta spiegando un pochettino le funzionalità di questo Wagoneer, che come vedete davanti ha lo spazzaneve. Ecco, sta spiegando praticamente il funzionamento di quello che è lo spazzaneve. Allora, adesso io mi giro di 360 gradi e vi faccio vedere questa cosa fantastica, che è a cricchetto, che è stato uno dei temi del Jeepers Meeting. Adesso vi porto a vederlo anche davanti, così almeno lo vedete. Poi a fianco abbiamo uno scrambler che è fantastico. E poi mi giro di altri 360 gradi per farvi vedere altre cose che non vedrete tutti i giorni, come questo,
E come questa cabriolet, che è una Willys WJ del 50. Questo invece, il cartello dice che è un Willys Wagon del 1957 con motore 6L Super Hurricane. Invece questo è un altro Willys Wagon del 57, chiaramente questo è restaurato, quello invece è tenuto Raphael. Non so quale dei due è più bello, a me piacciono tutte e due. Poi vi faccio vedere questa, io la chiamo il ragno per la sua conformazione. Questo è un progetto molto lungo, Bruno ne ha parlato nei suoi post recenti perché ha voluto illustrare come è stato creato, perché è stato tagliato il telaio, è stato rimontato, è stato risaldato e studiato molto a lungo. Chi lo segue, chi l'ha seguito sa quanta fatica è costata questa Jeep, ed è uno dei mezzi più visti e ricercati al Jeepers Meeting, perché tutti vogliono vedere appunto come hanno fatto questo lavoro. Jeep CJ10 dell'82, entrambi mezzi usati come carattrezzi credo in America e come mezzi da lavoro a livello di pick up, perché in realtà è come se fosse il pick up della Jeep, visto il cassone. Di Wagoner io ne ho contati all'infinito stasera. Questo è un altro pezzo da museo, altrimenti non saremmo qui. Bene, ragazzi, vi chiudo qua stasera. Volevo proprio farvi vedere una cosa che tanti di voi non hanno avuto occasione di vedere. Volevo anche dire perché Cristo Corona, perché fondamentalmente è un motociclista e anche se vive sull'isola di Ibiza ne vede veramente tante, perché tanta gente in moto arriva sull'isola. Ve lo dice uno che ha vissuto a Ibiza per 12 anni e 3 anni e mezzo, quasi 4, a Palma di Mallorca. Per cui, Cristo Corona, oltre che un rappero, è un grande motociclista, per cui è uno di noi. Vai, Cristo! Está en nuestras manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Quédate en casa. Estar concienciados, no salir para proteger a enfermos y ancianos y lo de ir a comprar con normalidad, dejar algo para que lo pueda necesitar, eso es respetar a esta humanidad. Cada día que pasa le veo más el final. Y hoy quiero ver todo de otro color, que en la tele digan que ya va mejor, poder salir de casa. Subiendo.
Llevas una vida entera diciendo que nunca estás en casa y que no tienes tiempo ya. Ahora que la tienes, aprovecha el momento, saca esa creatividad y el arte que llevas dentro y ponte a crear. Es tu oportunidad, el tiempo vale más que el dinero, ¿verdad? Un abrazo es necesario ahora en la soledad, y tener a alguien al lado te da vitalidad. Vida, gracias por pedirme quedarme, no como mis abuelos que salieron a matarse. Cuando todo esto acabe saldremos de parte y quedará escrito en los libros con un punto y aparte, y los niños lo estudiarán. Que humanos se comporten como hermanos y creen humanidad. Ahora que te has sentido como esos animales enjaulados, les abras la puerta y se queden en libertad. Mirad, los ricos más ricos, los pobres más pobres, estamos controlados por unos pocos hombres. Nos tienen como ciegos sin poder escalar. Los buenos visten de chándal y los malos de traje y corbata. Todos, digo todos, quedémonos hoy en casa mirando las nubes pasar, subiendo historia a Instagram. Todos, digo todos, quedémonos hoy en casa.